7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, sono... con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un goccio di fernetto, è uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto? Silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui pronti per affrontare insieme una nuova settimana all'insegna del caldo. Preparatevi perché sembra che aumenteranno nuovamente le temperature. Godetevi quest'oggi, questo lieve abbassamento, questo sembra, come possiamo dire, questa partenza di refrigerio che in verità refrigerio proprio non è. Oggi abbiamo i toni un pochino dismessi qui a Radio Stella Città, siamo tutti colpiti da accadimenti e infatti ti voglio dedicare a una persona a noi tutti cara, questa canzone, Gli Angeli di Vasco Rossi. Quello che si prova non si può spiegare qui. Una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie. Vedi quante cose sono solo fesserie. E da qui qui non arrivano gli angeli con le lucciole nei cicali. Quelle stati lì. Mille volte idea ed è facile sentirsi da buttare via. Qui non hai la scusa che ti può tenere su. Qui la notte è buia e ci sei soltanto tu. E fumi le tue Lucky Strike e ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui,
qui, qui non arrivano gli angeli. Ed eccoci nuovamente in diretta. Siete pronti per andare a scoprire quali sono gli aggiornamenti di quest'oggi? Bene, il Messaggero apre con bilancio: mancano 4 milioni. Il dato trapela da fonti 5 Stelle. Rinviata l'approvazione del documento in giunta e l'amministrazione deve essere certa delle entrate. Resta il problema della Corte dei Conti. Quindi il bilancio di previsione 2015 è in alto mare. L'intenzione dell'assessore alle finanze Florinda Tuoro era quello di portarlo all'attenzione della giunta pentastellata entro la settimana appena trascorsa e poi, ottenuto il via libera, presentarlo in consiglio comunale entro la fine del mese per l'approvazione finale entro i termini di legge 30 luglio. I tempi invece slittano per la palese difficoltà nel far quadrare i conti. Secondo indiscrezioni sarebbero almeno 4 milioni che mancherebbero all'appello per poter chiudere l'esercizio per l'anno in corso. Che situazione, ragazzi! Nel frattempo voglio ricordarvi che alle 11.30 ci raggiungerà qui in studio a Radio Stella Città, all'interno del mio programma, Dario Menditto, che parlerà dell'approvazione della mozione contro l'utilizzo del CSS in consiglio comunale, e faremo un collegamento telefonico tra Provincia TV, Mecenate TV e Radio Stella Città. Infatti ci raggiungeranno telefonicamente dalla diretta, proprio di dentro la notizia, Stefano Pettinari, e con lui insieme intervisteremo Dario Menditto per scoprire maggiori dettagli in merito a questa mozione. Altra notizia, questa più bellina, che compare sempre in prima pagina al quotidiano di quest'oggi: cinema al concorso successi di pellicole di tutto il mondo. Il Film Fest premia il genio della Pixar. La premiazione di Anthony Christoph, direttore della Pixar Studio, l'azienda ha creato tra gli altri Toy Story, è stato il momento clou della serata dell'International Tour Film Festival, che possiamo dire che diventa ogni anno sempre più internazionale. Infatti sono state premiate pellicole di Giordania, Messico, Germania e Spagna. E poi appunto il direttore della Pixar, che dire, un vero e proprio successo. E poi, prima della premiazione, sabato, in tanti alla Sala Molinari avevano gustato filmati inediti della serata Beatles, arricchita da brani eseguiti dal quartetto clarinetti della Milcar e Ponchielli e diretti dal maestro Luciano Cascioli. Avete visto qualche serata? È stato veramente bello. Peccato il caldo.
E dopo la notizia positiva dico torniamo a una notizia negativa. Questa volta riguarda i pendolari. Niente treno più al mattino, il servizio migliora, ma l'azienda ribadisce che non è possibile al momento inserire un convoglio per Roma tra le 7.58 e le 8.42. Che dire, mi fanno ridere veramente. La deputata Attidei: per me in quella fascia qualcosa di meglio si può fare. Con i turisti si viaggia in piedi già da Santa Marina, da Marinella, ovviamente. Cioè tra le 7.58 e le 8.42 non riescono a inserire neanche un treno. Ma va. E le FS sottolineano comunque che sulla linea FL5 i posti sono aumentati grazie a nuovi materiali. Però nel frattempo emettono questa, come la possiamo dire, una disposizione che se l'aria condizionata non funziona all'interno di un convoglio, la corsa deve essere soppressa. E questo vale per quei treni in cui, non so, ci sarete capitati, in cui i finestrini sono sigillati. Siccome già non bastano, perché a Civitavecchia non c'è lavoro, quindi le persone sono costrette a trovare un impiego a Roma, devono prendere il treno, svegliarsi presto la mattina, i treni vengono soppressi all'ultimo minuto. E tra le 7.58 e le 8.42, che sono le ore di punta in cui ci sono maggior numero di impiegati e anche turisti, non è possibile inserire un treno. Se l'Italy E ora è ora, parliamo di scuola, infatti andremo ad ascoltare un approfondimento subito, poi si parlerà anche di cartellone estivo, però prima andiamo ad approfondire il servizio che riguarda appunto quelli che sono le modifiche approvate dall'assessore Gioia Perrone per quanto riguarda il settore della scuola. Ecco qua subito il servizio di approfondimento. Novità nei servizi scolastici civitavecchiesi. Ad annunciarli è l'assessore alla pubblica istruzione Gioia Perrone. Per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia, le principali modifiche riguardano la revisione dei criteri di accesso per una migliore valutazione della situazione complessiva del bambino e del suo nucleo familiare, relativamente al lavoro dei genitori, al numero dei figli, alle problematiche della salute, alle situazioni di disagio e difficoltà sociale. Il Comune inoltre promuove un'offerta dei servizi fondata sulla coesistenza dei servizi nido a gestione diretta pubblica e servizi nido e spazi baby in convenzione. Il fine ultimo, spiega Perrone, è garantire ai cittadini la più ampia gamma di possibilità nella scelta e nell'uso del servizio. Agevolazioni poi per il secondo figlio. Chi ha più di un bambino al nido avrà un'agevolazione del 50%. Per non creare disparità di trattamento, inoltre l'amministrazione eroga la stessa percentuale di contribuzione per le diverse tipologie di servizio differenziata per fasce SEE. Per quanto riguarda il servizio mensa, l'amministrazione, aggiunge Perrone, pur avendo mantenuto lo stesso budget di contribuzione dell'anno 2014, si vede costretta a una rivisitazione delle tariffe a causa dell'aumento del costo del pasto avvenuto lo scorso anno, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto del servizio mensa da parte di una nuova ditta. Novità riguardante infine entrambi i servizi è una particolare attenzione alla gestione degli esoneri. Per garantire una maggiore equità ed efficacia, una commissione valuterà caso per caso la richiesta di esonero totale da parte degli utenti. La concessione dell'esonero però non sarà più subordinata solo a un ISEE inferiore a 6.000 euro, ma anche alla verifica tramite apposita documentazione di un comprovato, conclude Perrone, disagio socio-economico. Ai. Vediamo cosa accadrà. Nel frattempo c'è un altro fatto di cronaca sconcertante. Lo troviamo nel quotidiano La Provincia di domenica. Tenta il suicidio, salvata dalla polizia. È accaduto venerdì mattina. Provvidenziale l'intervento delle volanti del commissariato di Viale della Vittoria. La donna voleva lanciarsi dal balcone di casa. Ora è ricoverata al San Paolo. Ascoltiamo il servizio che è andato in onda nel TG di questo fine settimana appena trascorso di Provincia TV. Mecenate TV. Nella prima mattinata di ieri una volante del commissariato di Viale della Vittoria è intervenuta presso un'abitazione della periferia cittadina dove era stata segnalata una donna con chiari intenti suicidi che manifestava la volontà di gettarsi dal balcone di casa.
Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno subito notato l'anziana donna che, salita su di uno sgabello, si sporgeva pericolosamente da più riprese dal parapetto del balconcino del proprio appartamento, posto a circa 6-7 metri di altezza. Gli agenti hanno iniziato una delicata opera di mediazione nel tentativo di calmare la donna, cercando di dissuaderla dal mettere in pratica i propositi suicidi. Nel contempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Durante le lunghe e drammatiche fasi dell'intervento, con l'alternanza di stati d'animo a causa di una palese instabilità emotiva, la donna rispondeva agli interlocutori con frasi sconnesse e prive di significato, denotando un evidente disagio psicologico. Alla fine gli agenti sono riusciti a convincerla a rientrare e ad aprire la porta di casa ai soccorritori, casa dove sono stati trovati i medicinali utilizzati per scopi antidepressivi. La donna è stata ricoverata nel reparto psichiatria dell'ospedale San Paolo. Fortunatamente ce l'hanno fatta e sono intervenuti per tempo. Complimenti alle forze dell'ordine. E ora invece cambiamo argomento, parliamo di eventi e spettacoli. Un'estate all'insegna delle tradizioni, assalto saraceno e padellone, i piatti forti del cartellone estivo di Civitavecchia. Il padellone sarà uno degli appuntamenti clou organizzati dal comune a corto di risorse economiche. Tra gli altri appuntamenti spicca il ritorno all'assalto saraceno. Ma è possibile che in una città come Civitavecchia questo dobbiamo fare? Quindi l'assalto saraceno ci sarà dell'8 agosto e il padellone per il Natale della città. Che possiamo dire? Tra gli appuntamenti c'è anche l'Expo, una serata di musica etnica e una di lirica al Traiano, Faramenti e il Palio Marinaro. E l'assessore D'Antò sembra non bocciare la Venezia Monte Carlo. Bilancio positivo, ma alcuni correttivi sono necessari. Quando in verità, diciamola, era tanto atteso la di quelle imbarcazioni della Venezia Monte Carlo, ma poi in quante si sono presentate effettivamente all'arrivo su 12 barche? Due sono state viste anche da lontano. E in più il mercatino, mio caro assessore D'Antonio, bel semaforino rosso, non è niente di eccezionale questa volta, sono tutti oggetti e cose che si possono tranquillamente trovare in altri mercati, niente di caratteristico. Ma andiamo ad ascoltare quello che dobbiamo aspettarci questa estate con questo servizio. Organizzare un cartellone estivo con 0 euro non è semplice, ma devo dire che grazie alla fondamentale collaborazione della Fondazione Caricip, di altri piccoli sponsor e della tanta voglia di fare di una buona fetta della città, siamo riusciti ad allestire diversi eventi che allieteranno l'estate civitavecchiese. A parlare l'assessore alla cultura, turismo e commercio di Civitavecchia, Enzo D'Antò, che risponde così ad alcune polemiche che erano scaturite nei giorni scorsi sui social network. Non introduco gli eventi uno ad uno, aggiunge D'Antò, perché poi saranno oggetto di future conferenze stampa, ma mi piace sottolineare come siamo riusciti ad abbinare eventi ormai molto radicati nella tradizione civitavecchiese a piacevoli novità. Il cartellone comunque non si esaurisce qui. Stiamo ancora lavorando per organizzare qualche altro evento in agosto e quando il lavoro sarà ultimato non mancheremo di pubblicizzare anche questi. We'll be right back.
i Black Keys, li abbiamo appena ascoltati. Ora andiamo a vedere qualche appuntamento e qualche suggerimento di cose da fare. Ad esempio, se questa sera volete andare a vedere un film all'aperto, bene, l'Arena Lucciola questa sera presenta alle ore 21:30 la spugna più amata dei bambini, ovvero SpongeBob fuori dall'acqua. Quindi per la prima volta SpongeBob, la spugna di mare più amata al mondo, salirà in superficie per intraprendere l'avventura supereroica, la più supereroica di sempre. La vita di Bikini Bottom non potrebbe essere migliore per l'eterno ottimista. Sì, scusatemi, è lunedì, oggi vado un po' a rilento. SpongeBob e i suoi amici, la fedele Stella, Marina Patrick, il sardonico Squiddy, la scogliatola scienziata Sandy e il crostaceo capitalista Mr. Scraps. Insomma, ci sono quasi tutti gli attori, ovvero i personaggi di SpongeBob. Questa volta la spugna uscirà fuori dall'acqua. Chissà cosa accadrà. Divertente, comunque è l'occasione per vedere un bel film all'aria aperta. Tenetelo sott'occhio, il programma dell'Arena Lucciola. Una notizia che riguarda un evento, la Traversata per una Stella. Partirà domani da Genova la terza edizione di Traversata per una Stella, il progetto realizzato dal Nucleo Sommozzatori e della Stella Polare di Santa Marinella con il contributo della Fondazione Caricib e della BCC, e vedrà un pattino a remi partire da Genova arrivando a Santa Marinella con uno staff misto di ragazzi diversamente abili, tra i quali un ragazzo non vedente e un ragazzo carrozzato e normodotati. Complimenti per l'iniziativa! Andiamo da Lumiere. Dopo il successo ottenuto con la presentazione del Palle Giallo e del Paese di Allumiere all'Expo di Milano, la giunta Battilocchi e l'Università Agraria, di comune accordo con la condotta Slow Food Monti della Tolfa, hanno deciso di tenere un incontro pubblico in paese per condividere con tutta la cittadinanza la bella esperienza. Giovedì 16 luglio alle 19 presso l'auditorium comunale l'amministrazione proietterà il cortometraggio di 15 minuti realizzato dai registi Marco D'Aureli e Marco Tulli, e racconta in 15 minuti il rapporto tra il pane giallo e la comunità di Allumiere. E lo ricordiamo, è stato presentato lo scorso 26 giugno per la prima volta nel teatro di Slow Food all'Expo di Milano. Una piccola notizia, altra notizia di colore: entra nel vivo il progetto per celebrare i 400 anni dello sbarco di Asecura a Tsunenaga a Civitavecchia. È stato presentato dall'associazione culturale Il Pirgo ed approvato dall'amministrazione comunale, che ha come obiettivo la sistemazione e la decorazione in ceramica di 39 archi a Viale Garibaldi. Giovedì scorso sono state ordinate alla società Grandi Maioliche di Deruta le prime 6 lastre monolitiche in pietra vulcanica maiolicata e dipinte a mano. Oh, forse quegli archi diventeranno più bellini. Oh, un pezzo più decente della nostra città. E poi, aspettando il Santa Marinella Film Festival, sono in corso naturalmente tante proiezioni e tanti eventi. Voglio ricordarvi che l'ultimo appuntamento, prima che si inauguri l'undicesima edizione del Santa Marinella Film Festival, ci sarà venerdì prossimo, 17 luglio, sempre al Brubà e sempre alle ore 18, per rendere omaggio al premio Oscar 1988 per la scenografia dell'Ultimo Imperatore, Osvaldo De Desideri, con la proiezione della Fabbrica dei Desideri, Osvaldo ed Eva.
Ora, naturalmente, dopo tutte queste belle notizie, torniamo nuovamente a parlare di Civitavecchia. Questa volta che diciamo che, oltre ad avere avuto tanti disagi dal punto di vista idrico, purtroppo perché c'è stata l'ennesima rottura, bla 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 bla, sembra che anche i cassoni, ovvero i, come possiamo, i compattatori dell'immondizia siano fuori uso. Già. Quindi, oltre che sul fronte idrico, quello appena trascorso è stato un fine settimana difficile anche per quanto riguarda l'immondizia. A causa di un guasto a uno dei compattatori di Città Pulita, la raccolta dei rifiuti ha subito forti rallentamenti e questa mattina, specialmente nelle zone di San Gorriano e Campo dell'Oro, numerosi erano i cassonetti stracolmi con i rifiuti che in alcuni casi arrivavano ad occupare parte della carreggiata e, naturalmente, di conseguenza, che puzza! Non si riesce proprio a trovare soluzioni. Questi sono problemi che ormai ci portiamo avanti da tanto troppo tempo. Speriamo veramente che qualcuno riesca ad intervenire. E ora ci andiamo ad ascoltare Shakira e Rihanna. Stella Città, sintonizzati sulle vostre frequenze. Stella Città. Motivation.
one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Who will make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. L'abbiamo appena ascoltata, e ora, e ora, e ora. Bene, vi voglio aggiornare anche che è stato varato il cartellone degli eventi per quanto riguarda quest'estate del comune di Santa Marinella, che ha seguito questo iter: squadra che vince non si cambia. Così deve aver pensato l'amministrazione comunale di Santa Marinella, che per la rovente estate 2015, che vi aggiorno non corrisponde in fatto di calore a quella del 2003, anzi siamo ben lontani, ha riproposto come da copione praticamente lo stesso calendario di eventi serali della scorsa stagione, un mix di manifestazioni sportive e l'immancabile notte bianca. Dimenticate forse, anche a causa della mancanza di aree disponibili, le rassegne teatrali d'autore del passato. Anche quest'anno la giunta del sindaco Roberto Bacheca, in particolare il delegato al turismo Alessio Marcozzi e quello allo sport Stefano Toppi, hanno preferito puntare tutto sul coinvolgimento delle associazioni locali e della Proloco di Santa Marinella, che grazie ai contributi comunali hanno potuto allestire un cartellone denominato ancora una volta Santa Marinella, una perla d'estate. Che dire, il primo evento in programma è la seconda edizione della Notte Rosa, organizzata dalla delegata al centro storico Patrizia Befani, che quest'anno raddoppia e si svolgerà il prossimo fine settimana, proponendo per due serate consecutive concorsi di bellezza, spettacoli, danza e gabaret. Poi torna a fine mese anche l'evento sportivo e non solo più famoso del litorale, il Surf Expo, che si svolgerà dal 24 al 26 luglio sulla spiaggia del castello di Santa Severa. E invece cambio di location per il Santa Marinella Film Festival, che quest'anno inizierà il 26 luglio per concludersi la sera dell'8 agosto, e proporrà la proiezione di pellicole d'autore su uno schermo allestito nel giardino delle scuole elementari centro. E poi attimo sfere da Oktoberfest dal 31 luglio al 2 agosto al campo sportivo di Via delle Colonie, che riapre i battenti, ma solo per ospitare gli stand gastronomici
gastronomici della terza edizione della Festa della Birra e all'insegna delle tradizioni anche gli appuntamenti previsti per il mese d'agosto con la Notte Bianca in programma per la sera del 9 e la processione delle barche in mare a Ferragosto. Non lo so se prima avete avuto modo di ascoltare il GR locale, però nell'apertura del quotidiano La Provincia di ieri domenica si parla nuovamente degli affreschi di Piazza Leandra. Le immagini degli affreschi di De Paulis fanno il giro del mondo. Alvaro Ranzoni, in un'intervista all'Ansa che pubblica il servizio in home page, rilancia il giallo dei dipinti raffaelliti scoperti 40 anni fa a Piazza Leandra. Secondo il giornalista, non si tratta di una copia, ma di un bozzetto dei capolavori della Cappella Sistina. Wow! E poi sbirciando nelle pagine di Facebook noto che in molti nostri concittadini sono andati sì al concerto di Jovanotti. Bene, mentre aspettiamo Dario Menditto, che fra poco sarà nostro ospite qui per spiegare proprio la questione, la mozione approvata in Consiglio Comunale su questi CSS. Ora naturalmente scopriremo di che cosa si tratta, un tributo a coloro che ieri hanno partecipato al concerto e erano tutti molto entusiasti. Bene, la canzone è Estate di Jovanotti. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare. Niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela. Aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre. Voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate,
l'eternità è un battito di ciglia, sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, come un'orbita la vita mia, gira intorno a un centro d'energia, sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova, sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Famiglia, oh, famiglia, estate, estate, ma che caldo, fa, ma che caldo in questa città, ma che caldo, ma che caldo fa. To the sound, silence the cars. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your path be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. Some friends at the edge of the night, at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents would die, all our neighbors and wives. But I'd like to think I can cheat it all, to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know, fondo musicale Carry On. Nel frattempo mi ha raggiunto qui, oh, e mi ha rotto tutto. In studio Dario Menditto, consigliere comunale Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dario, Carry On, che vuol dire andiamo avanti, forza, perché comunque quello che siete riusciti a far approvare, la mozione approvata la scorsa, no, questa La scorsa settimana, perché oggi è lunedì, giusto. Giustamente, in consiglio comunale è un'importante mozione che riguarda l'impossibilità ormai di chiunque voglia di bruciare qualsiasi tipo di rifiuto a Civitavecchia. È così? È così. In maniera semplificata. In maniera molto semplificata, è così però. E è una battaglia che stavi portando avanti da tanto tempo. Sì, sì, questa è una mozione che, a parte che l'ho presentata ad aprile, ma comunque sia, con i movimenti ambientalisti stiamo portando avanti questa battaglia già da anni, dal 2013 in pratica. Dal 2013, bene, bene. E c'era anche l'attuale sindaco Antonio Cozzolino al tuo fianco in questa battaglia. Certo, nonché l'assessore Alessandro Manuedda, attuale assessore dell'ambiente.
quindi tutti stiamo parlando di ambientalisti. Bene, proseguiamo con Carry On e poi le news e poi approfondiremo questa questione. Stefano, ci sei? Sì, ci sono, eccoci qua, Silvia. Buongiorno. Buongiorno, stavo cercando di spiegare ai miei telespettatori appunto quello che faremo, perché questo è un vero e proprio esperimento per tutti e due, no? È vero. E usiamo come cavia Dario Menditto. Usiamo come cavia Dario Menditto, è vero. Buongiorno, Menditto. Buongiorno, buongiorno. Allora, di che parlate voi lì? Allora, io ho dato un'anticipazione, ho detto che la settimana scorsa al Consiglio Comunale è stata approvata la mozione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Dario Menditto, per quanto riguarda l'utilizzo dei CSS, ovvero, riassumendo in termini semplici, non si potranno più bruciare nessun tipo di rifiuti qua a Civitavecchia. E giustamente ho invitato il consigliere comunale perché avevo bisogno, ma anche i nostri ascoltatori, di maggiori delucidazioni in merito a questa mozione, che è molto importante, perché spesso si è sentito dire voci, come si suol dire, in cui si affermava che era possibile che la centrale di Torre Valdaliga Nord si sarebbe potuta convertire in inceneritore. E c'era anche addirittura chi la sponsorizzava questa soluzione, Silvia. Appunto. Appunto. E io so che Dario Menditto, con il comitato Nessun Dorma, portare avanti questa battaglia da tantissimi anni, ovvero loro hanno iniziato proprio a protestare dal 2013 e ad aprile presentò la mozione da discutere in consiglio comunale e finalmente la scorsa settimana sono riusciti ad approvarla. Ma giustamente abbiamo bisogno di maggiori chiarimenti, perché se non sbaglio amministrazione Tidei già venne approvato in consiglio comunale una delibera in cui si diceva che a Civitavecchia non si potevano bruciare rifiuti. Allora io ho chiesto come mai è stato necessario tornare nuovamente su questo argomento e aspettiamo una risposta da Dario Menditto. Sì, allora tengo a precisare che io ero col comitato Nessun Dorma all'epoca, ma erano tutti diversi movimenti ambientalisti, infatti c'era un coordinamento dei movimenti ambientalisti. E questa battaglia, come tu hai ricordato, l'hanno portata avanti anche il Forum Ambientalista e altri movimenti ambientalisti. Io come comitato Nessun Dorma, sì, cioè, senz'altro. Perché è stato necessario tornare appunto sull'argomento? Perché il CSS, che è l'acronimo che sta per combustibile secondario, solido secondario, non è altro che rifiuto. Allora, perché allora dargli questo nome un po' strano? Perché sì. Ovviamente se si viene a sapere che nella centrale di Civitavecchia, una delle due, qualsiasi delle due, si intende bruciare rifiuto, ovviamente trovi l'opposizione delle comunità locali. Il giorno dopo in piazza trovi migliaia di persone che protestano, magari rifiuti che vengono da Roma, che sono anche tanti. E se invece si dice che nella centrale si brucia combustibile secondario, solido secondario, CSS,
è diverso, non è più rifiuto in teoria, in pratica. Ma è veramente così? No, perché è veramente immondizia questa, perché come viene ottenuto questo combustibile? Si mischia un po' di tutto, ci si mette un po' di rifiuto solido urbano, ci si mette un po' di rifiuto speciale, un po' di pneumatico, un po' di questo, un po' di quell'altro, si mescola tutto, si mischia tutto insieme, si fa qualche trattamento e poi c'è una dichiarazione di conformità. Allora, è conforme ai parametri che sono stati stabiliti? Sì, è conforme, a posto, si può bruciare, CSS combustibile e si può bruciare. Però se andiamo a vedere da cosa è composto questo CSS, rifiuto, nient'altro e soltanto rifiuto. Oh. Quindi è questo. Scusi se posso interrompere, no, volevo chiedere, questo è il motivo per cui siete dovuti tornare su questo tema, come diceva prima, ma io vorrei capire se però a questo punto la questione è definitiva, cioè non si potrà davvero più, cioè non ci sarà bisogno di tornare nuovamente magari in consiglio per votare un'altra cosa come avete fatto adesso. No, allora, stando alla mozione, cioè nel limite dei poteri, diciamo, che può avere una mozione del Consiglio Comunale e dell'ordinanza che farà seguito a giorni, perché il sindaco, cioè noi abbiamo impegnato la Giunta e il sindaco a fare un'ordinanza di divieto dei rifiuti, la questione è chiusa, perché proprio io, proprio nel dispositivo, io ho fatto in modo che fosse compreso qualsiasi altro tipo di rifiuto, di combustibile derivato dal rifiuto, cosa che non aveva fatto all'epoca il sindaco nel 2013, perché aveva semplicemente vietato la combustione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ma purtroppo materiali di risulta non significa nulla. Invece nell'attuale dispositivo io ho proprio indicato il divieto assoluto di combustione, produzione, di acquisto e di vendita nel territorio comunale di combustibile in qualunque forma derivato da rifiuti, comunemente denominato, ivi compreso il CDR, che è la vecchia denominazione del CSS, quindi siamo anche tornati indietro per essere più sicuri, il CDRQ, che sarebbe il CDR di qualità, il CSS, quindi tutti quanti i combustibili derivati da rifiuti. Quindi diciamo, da questo punto di vista, siamo coperti anche per il futuro. Poi, se vogliamo metterci a sindacare sul fatto che una mozione o un'ordinanza sindacale possa bloccare comunque l'intenzione del Ministero di bruciare i rifiuti, allora quello è un altro discorso. Quindi nel momento in cui arriverà un ordine dall'alto, lì bisognerà fare una battaglia, ma per il momento, diciamo, Civitavecchia si può dire salva, non ci sarà questa possibilità. Si può dire una città CSS free. CSS free, interessante, sì. Divertente. È vero, una bella terminologia questa. Essere free da CSS ci fa stare tutti molto più tranquilli. Beh sì, Stefano, comunque diciamolo, è un argomento che non si era più trattato, però... Esatto. E poi io ricordo invece ci si riempivano le pagine dei giornali qualche tempo fa su questa cosa, non so se ti ricordi, qualche anno fa era veramente un argomento che veniva scritto un giorno sì e l'altro pure sulle pagine dei giornali, perché c'era evidentemente forse il rischio concreto che questa cosa si potesse realizzare. Come dicevo prima, peraltro c'erano anche alcuni personaggi politici che sponsorizzavano addirittura questa possibile soluzione, perché avrebbe risolto sia la questione del ciclo dei rifiuti e nello stesso tempo magari l'utilizzo di meno carbone, se si faceva riferimento alla centrale di Torre Nord, a vantaggio appunto di questo CSS. Poi naturalmente c'erano i pro e i contro, naturalmente c'era chi era favorevole e chi era contrario, però poi a un certo punto è sparita completamente questa situazione. Adesso appunto il consigliere Venditto ce l'ha riproposta, ce l'ha ritirata fuori e insomma per certi versi è stata anche definitivamente accantonata a questo punto, a meno che, come spiegava, non intervenga il Ministero. Allora certo. Lì, diciamo che però, ad esempio, l'azione che lui ha intrapreso riguarda Civitavecchia, però a Tarquinia, ora come ora, si stanno tenendo anche altre battaglie, perché comunque l'intenzione è quella di Enel di convertire l'impianto della centrale di Moltalto in un termovalorizzatore. Poi si parla anche di biogas, quindi comunque è una realtà che sta ancora coinvolgere tutto quello che è il nostro territorio. In effetti forse
sarebbe il caso che anche tutti gli altri comuni limitrofi per un discorso di aria pulita, soprattutto visto insomma il tasso di inquinamento che è presente qua sul nostro litorale, si muovessero in tal senso. Posso fare una domanda a Menditto, Silvia? Come no? Certo, Stefano, tu puoi tutto. Volevo sapere, sulla base proprio di quello che diceva adesso Silvia Damagnini, sì, consigliere, se appunto è già partita qualche, diciamo, battaglia di tipo ambientalista con Montalto di Castro per cercare di evitare questa, questa possibilità di questa trasformazione della centrale Alessandro Volta. Allora, innanzitutto sì, ecco, infatti volevo proprio dire che questo problema del CSS sta tornando alle cronache, proprio per l'attenzione delle cronache, proprio per via della centrale di Montalto, che a quanto pare c'è l'intenzione, se ne è parlato, se ne sta riparlando, di convertirla a termovalorizzatore, che non sarebbe altro che un inceneritore che va a CSS e quant'altro. Sì, allora adesso vediamo un po', c'è stato il comune limitrofo di Capalbio che ho letto che ha chiesto comunque delucidazioni al ministero, ha fatto una sorta di interrogazione per sapere effettivamente se c'è questa intenzione oppure si tratta soltanto di voci. E vediamo un po' di capire cosa sta succedendo e poi vedremo anche di intervenire in qualche modo anche noi come amministrazione comunale, se è il caso di farlo. Perfetto. Silvia, io non so ancora tu quanto tempo hai lì, ma io devo andare a chiuderlo questo collegamento. Stefano, assolutamente non è un problema. Insomma, spero che questo esperimento sia riuscito. Ma che... guarda, io ti propongo di riproporlo praticamente, cioè di farlo diventare quasi un appuntamento fisso, perché insomma è divertente, no? Sì, è vero, è un modo anche per sentirci, giustamente. Infatti. Silvia, grazie davvero per questo collegamento, ti lascio al tuo. Sì, grazie Stefano, buona giornata, saluti tutti i tuoi spettatori, ciao. Grazie anche a te e tutti i tuoi ascoltatori. Allora, dunque, bene, abbiamo fatto questo esperimento con te, Dario. Ti è piaciuto? Doppio giornalista che ti mette sotto torchio. Bellissimo. Senti, ci dobbiamo fermare qualche istante con la pubblicità, ma rimanete qui su 101.2. Certo. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. Mama Service, buongiorno. Buongiorno, la nostra azienda deve smaltire i toner esausti prodotti negli uffici. Potete pensarci voi, il nostro commercialista ci ha detto che ci sono sanzioni molto pesanti. Provvediamo noi al ritiro dei toner esausti nel rispetto delle disposizioni di legge. Siamo autorizzati sia al trasporto che al recupero e possiamo fornirvi anche i contenitori da utilizzare. Il suo commercialista ha ragione, le sanzioni sono molto pesanti. Se vuole maggior tutela, possiamo fornirle anche tutta la consulenza ambientale di cui ha bisogno la sua azienda. La ringrazio, è stata molto esauriente. Ah, mi scusi, potete smaltire anche mia suocera? Mama Service, rispondiamo a quasi tutte le vostre richieste. 0766 500 203. Radio Stella Città. Ed eccoci nuovamente in diretta, questa è Pausa Caffè. Silvia Tamagnini, ospite in studio, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Dario Menditto. Abbiamo appena spiegato e accertato ai nostri cittadini che a Civitavecchia per il momento possiamo stare tranquilli, non verranno bruciati rifiuti di nessun tipo, i cosiddetti CSS, giusto? Esattamente, combustibile solido secondario. Allora, io so che comunque la vostra battaglia da ambientalisti non è ferma, giusto? State muovendo altre azioni? Magari fosse ferma. Purtroppo, come sappiamo, ci sono tante le cose da fare su sto territorio. Certo. Anzi, siamo solo all'inizio. Beh, questo però già è un primo piccolo passo importante, perché poi è una battaglia che durava già da 2 anni, abbiamo detto, e che alla fine comunque è riuscita a vedere una sua soluzione per il momento. Mm-hmm. Quindi un primo piccolo tassello lo avete ottenuto, ora immagino che vi state muovendo verso anche altri fronti. Verso i fronti più importanti, più consistenti sul nostro territorio dal punto di vista dell'impatto ambientale. Certo. Porto Enel. Senti, a proposito, me l'hai tirata fuori, me l'hai caricata la Prego. Domanda.
Porto, tante sono le polemiche che nascono su questi social network, che io prendo con le pinze molto, però tutti dicono: ma come, non accettano Enel, non vogliono come sponsor Enel, però accettano di fare un accordo con il porto e decidono di ottenere 2 milioni di euro l'anno fino al 2025. Allora poi ci sono in molti che dicono: scusate, ma il porto non inquina quanto l'Enel? Queste sono le battute che nascono sui social network. Certo, vabbè, ma il porto non è una compensazione ambientale, cioè noi rifiutiamo il principio della compensazione ambientale, cioè io ti faccio ammalare e quindi ti pago, ma che roba è? Ma una cosa che si può accettare? Invece l'accordo che viene dal porto è un accordo sullo sviluppo che a fronte di una integrazione appunto globale, non è che ci dai soldi perché inquina il porto, anzi questo accordo prevede anche una riduzione dell'inquinamento, cioè un impegno fattivo anche da parte del porto per ridurre questo inquinamento. Adesso però questo impegno si deve tradurre in qualcosa di concreto, è qui che viene il bello, perché se così non dovesse essere, io per primo comincio veramente a mettere i bastoni fra le ruote anche a questo tipo di accordo, perché io dico: va bene, ci sto, facciamolo questo accordo, questa è stata la mia posizione, ma finora è andata come andata, voltiamo pagina, non può continuare così, adesso veramente ci deve essere una riduzione dell'inquinamento e quindi adesso stiamo a vedere come andranno le cose. Certo, però nel senso, giustamente è inutile iniziare un accordo con una battaglia, uno inizia attraverso il dialogo, è quello che voi state intraprendendo, avete la possibilità di dialogare con l'autorità portuale, quindi dici: ok, facciamolo partire questo dialogo, poi vediamo cosa accadrà. Al contrario invece con Enel vi siete trovati di fronte a una politica di compensazione da parte dei finanziamenti, ovvero io vi faccio ammalate, vi do i soldi, quindi come se quantifichi il costo della vita di tante persone? Sì, il problema è che molta gente, anche ambientalisti, capovolgono la questione, cioè dicono: io ti ho fatto ammalare, io ti devo risarcire. Purtroppo non funziona proprio così. Noi abbiamo un altro punto di vista. Secondo noi il discorso è proprio l'opposto, nel senso: io ti do i soldi e quindi ho il diritto di farti ammalare. Visto da questo altro punto di vista, da quest'altra ottica, secondo me è un discorso inaccettabile, è un discorso assolutamente inaccettabile. Certo, no, capisco. Ed è quello così che secondo noi è andata anche con la giunta precedente, perché che è successo? È arrivato il discorso, cioè c'è stato proprio un discorso di tipo quasi un baratto compensativo, almeno dal nostro punto di vista. Loro sostengono di no, però c'è stata questa possibilità di inquinare di più con la nuova autorizzazione integrata, di bruciare più carbone, di bruciare per più ore, di utilizzare un carbone con più zolfo di quanto è consentito dal piano regionale della qualità dell'aria, e in cambio ci sono stati 19 milioni di euro. Ovviamente loro non lo ammetteranno mai, non lo diranno mai, ma per noi le cose sono andate così. Certo, quindi sicuramente... queste sono situazioni molto importanti. Io so che voi state portando avanti questa battaglia per quanto riguarda l'Enel, mettendo tutta la situazione sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente, perché voi avete detto: c'è da rivedere tutta la questione dell'AIA, e c'è da rivedere tutti quelli che sono i patti e i patti da tenere e da rispettare. Quindi quello che voi andate a chiedere, immagino, non è una compensazione con l'inquinamento che si fa, anzi tutt'altro. Tu sei un'azienda che sta nel nostro territorio e comunque causa inquinamento, allora automaticamente è come se gli chiedete, non lo so, come lo possiamo definire, un affitto, quelle opere che voi andate a chiedere da realizzare. Ma vedi, allora qual è la differenza? Sì, tutto quello che noi chiediamo all'Enel passa al Ministero. Perché? Perché se tu se qualcuno stabilisce, Silvia, che tu mi devi un euro, sì, tu quest'euro me lo devi e io lo pretendo. Mm-hmm. Se invece io vengo da te e ti chiedo un euro, perché tu me lo dovresti dare?
A fronte di cosa? Niente. Mi dici, Dario, va bene, io te lo do, ma tu in cambio cosa mi dai? Giustamente, niente. È questo il concetto. Perché passare dal ministero? Perché il ministero è l'arbitro che deve dire l'Enel doveva fare delle cose e non le ha fatte quando è stata convertita la centrale al carbone, e le deve fare. E noi siamo stupidi, siamo ben contenti di accettare queste compensazioni, però non possiamo andare direttamente dall'Enel come è stato fatto in passato, perché l'Enel ci dice: perché io gli devo dare queste cose? Tu che mi dai in cambio? E cosa c'è in cambio? Cosa gli si può dare in cambio all'Enel? Noi cosa abbiamo da dare all'Enel? Certo. Bah, adesso ormai più niente, perché penso che quella centrale sia spremuta come un limone, cioè più di così non penso che possa produrre e bruciare carbone. Assolutamente. Però in passato non era così. In passato poteva bruciare di più, e lo sta facendo. E lo sta. Quindi adesso è arrivata proprio quasi al limite, ovvero più di questo inquinamento non può produrre, a meno che non si inventano qualche cosa. Giusto. Bene, bene. Piccola parentesi, ma era giusta e anche lecita insomma parlare con te della questione al di là di Enel del porto, perché ancora ne proseguono le proteste, le polemiche e così via. Sappiate che il quotidiano della provincia comunque ha messo un bel semaforo verde al sindaco Antonio Cozzolino, che è riuscito per la prima volta a fare un accordo. Che è, perché ridi? No, vabbè, perché... Vabbè, insomma. Perché comunque è stato il primo a riuscire ad ottenere questa cosa. Sì, quello senza ombra di dubbio. È il primo. No, è vero, è vero. Quanti sono state le amministrazioni comunali precedenti che hanno provato a intraprendere un dialogo con il porto, ma... Non ci sono riusciti. Non ci sono Però riusciti. Adesso dicono che è troppo poco, ovviamente. È troppo poco. È troppo poco. Le stesse persone che non sono mai riuscite a fare un accordo con la Società Portuale, che non hanno mai ottenuto nulla dal flusso croceristico che sappiamo di essere di qualche milione di viaggiatori all'anno, le stesse persone che non sono mai riuscite a ottenere nulla adesso dicono che noi abbiamo ottenuto troppo poco. Benissimo. Ma vabbè, a volte, dici, io intanto però ci sono riuscito, quindi se il momento in cui tu mi stai criticando è perché vuol dire che qualcosa ho fatto. E quindi la risposta forse da dare a questi personaggi è questa. Sicuramente 2 milioni di euro sembrano tantissimi, ma per una pubblica amministrazione effettivamente sono pochi, perché basta che realizzi a momenti 10 opere e già ti sono finiti. Però è un'azione continuativa che durerà per 10 anni, sicuramente porterà dei benefici, perché è un riavvicinamento del porto alla città, perché ormai non possono essere due enti separati, perché il turismo è dilagante, i turisti non rimangono al porto, i turisti escono e girano per Civitavecchia. Civitavecchia è una città nata con il porto, in seguito, prima è nato il porto e poi è nata la città, è normale certo. Che ci sia questo legame storico, che ci sia anche adesso. È così. Allora, Dario, senti, siamo ormai in chiusura e so che c'è un appuntamento, ovvero voi ambientalisti state per partire nuovamente con un autobus. Sì, l'autobus parte da Tarquinia. Stiamo parlando dell'impianto da biogas che stanno realizzando appunto a Tarquinia. È un impianto a nostro avviso fortemente inquinante, impattante, non tanto per il gas che viene prodotto, ma per proprio il tipo di residui che lascia. Ma adesso non vorrei andare sul tecnico. Comunque la biodigestione anaerobica è una porcheria che lascia comunque degli inquinanti notevoli sul territorio, e quindi praticamente hanno organizzato questo autobus da Tarquinia, primi tra tutti ISDE, Medici per l'Ambiente, e questo autobus si farà tappa al distributore di Civitavecchia Nord alle 8:10. Ci sono ancora una ventina di posti. Come amministrazione comunale sì, sarò presente io, il consigliere Matteo Manunta, vediamo chi altri, e partiremo perché ci sarà a Roma la conferenza dei servizi per autorizzare questo impianto. La conferenza dei servizi è quel momento in cui si incontrano tutti gli enti preposti per rilasciare un parere, in seguito al quale verrà rilasciata l'autorizzazione, e quindi noi saremo là fuori, faremo un sit-in, faremo sentire la nostra presenza, perché questo tipo di soluzioni non ci piace, perché le
le soluzioni alternative esistono e vanno attuate. Giusto. Dario, io ti ringrazio. Quindi appuntamento, ricordiamolo, alle 8:10 sì, al distributore di dell'autostrada vicino all'uscita di Civitavecchia Nord dell'autostrada. Perfetto. Non sull'autostrada, no, quella all'uscita, quella appena usciti. Appunto. Senti Dario, ma ci sono ancora dei posti disponibili su questo autobus? Sì, ho sentito ieri l'organizzatore, ci sono una ventina di posti ancora. Quindi, allora, e che se qualcuno vuole partecipare a questa iniziativa, come fa? Può venire lì. Ah, viene direttamente, certo, lì? Certo, come? Tranquillamente, quindi mi raccomando, non perdete un'occasione per far sentire quella che è la vostra voce. E io ti voglio salutare in maniera simpatica oggi. Abbiamo partecipato, ci siamo incontrati casualmente sabato a Roma al concerto di Latte e i suoi derivati, e naturalmente la canzone di chiusura con cui voglio salutare tutti, che è stata una di quelle che appunto Lillo e Greg hanno cantato, è Una pagnotte e un sogno in tasca, e la voglio dedicare a molti perché forse è la storia di oggi, ma poi è un modo ironico per dire quanto è importante un po' quanto è bella la semplicità, senza andare a cercare poi chissà la felicità dove, giusto? Mitici. Mitici. Grazie, sono arrivati. Dario, grazie, buona grazie giornata. Grazie a te, ciao Silvia. Una pagnotta è un sogno in tasca, lungo la strada che se ne va. Sono partito dal paesello, con i miei 20 anni verso la città. Quanto fango ho masticato e quanta vita ho vissuto. Quante volte ho sognato tutto quello che poi ho avuto. Se nella vita vuoi arrivare, se sei pieno di ambizioni, con gli artigli devi lottare in questo mondo di marpioni. Ma se nel cuore hai una passione, nessuno ti può fermare, e anche senza raccomandazione alla tua meta puoi arrivare. Bidello, sì, faccio il bidello. Ditemi voi se c'è un lavoro più bello. Sogno in tasca è diventato realtà. Du da du du di da. Carlo voleva diventare attore, Silvio un grande imprenditore. Io invece sempre sono quello, diventare un bidet. A chi mi chiede come ho fatto, io rispondo credi in te. Perché fra le poche cose vere c'è il detto volere e potere. E ora che sono in pensione ed ho tanti nipotini, davanti al caminetto racconto della mia vita, di come ero puntuale a far suonare la ricreazione e di quando sono riuscito a scoprire che fumava nell'androne. È tardi bambini, è ora di dormire. Vi abbiamo detto un'altra storia. Non vi abbasta mai, ma ora tutti a nanna. Una pagnotta e un sogno in tasca, lungo la strada che se ne va. Nella strada la speranza, nella pagnotta la montanza.